Willa Puglia. Gentili telespettatori, buonasera, speciale Polifemo L'Occhio di Abate, avente ad oggetto un seminario organizzato dalla UIL Puglia, dalla UIL Taranto e dall'Ital UIL, un seminario appunto che si occupa di agricoltura, della tutela del lavoro in agricoltura con riferimento a malattie professionali ed infortuni. Vari i relatori sia di livello nazionale sia di livello locale. È una tematica particolarmente importante per il nostro territorio, l'agricoltura intesa come alternativa alla grande industria, un'agricoltura però che ha bisogno di essere normata e quindi di adeguate garanzie normative a tutela dei lavoratori del settore. Un seminario, quello della tutela del lavoro in agricoltura, voluto fortemente dalla UIL di Taranto, motivo per il quale siamo con il segretario generale Giancarlo Turi. Un'agricoltura che è fondamentale nel nostro territorio, un'agricoltura che poi deve essere anche l'alternativa alla grande industria, che però questa agricoltura deve essere disciplinata e nella disciplina ovviamente al primo posto la sicurezza di chi opera nel settore. Ma noi riteniamo che sì, è vero, insomma, siamo di fronte a un ambito che è a dir poco strategico per quelli che possono essere gli destini del territorio, però diciamo la valutazione che facciamo nella giornata odierna è che queste potenzialità devono trovare un riequilibrio attraverso dei correttivi che oggettivamente per il territorio sono imbarazzanti. Quindi diciamo, esistono ampi tratti di illegalità, di diffusa illegalità, che vanno non combattuti, vanno debellati. Non è possibile che ancora, insomma, in questo periodo noi parliamo di caporalato come piaga che non siamo riusciti non a sconfiggere ma nemmeno a ridimensionare. Quindi il ragionamento della giornata di oggi è incentrato su un ripristino delle condizioni di legalità, perché è evidente che noi riteniamo sì strategico il settore, sì importante come fonte per emanciparsi dalla monocultura dell'acciaio, ma non così com'è e nella condizione in cui è. Quindi l'attenzione, i lavori della giornata di oggi puntano l'attenzione, puntano il dito contro questo clima di illegalità. Naturalmente un sindacato che fa parte essenzialmente della tutela dei propri associati, dei propri iscritti, e diciamo, da quel punto inizia a riproporsi e a riposizionarsi in maniera più corretta, soprattutto perché diciamo, è un ambito, diciamo tutto, dove c'è una sostanziale debolezza del lavoratore nei confronti dell'imprenditore padrone, per cui è evidente che questa azione va fatta con un riequilibrio sapiente dei rapporti di forza, perché noi abbiamo bisogno di puntare su un agroalimentare di qualità e sicuramente che guardi più all'Europa che al Paese. Siamo con il segretario generale della UIL Puglia, Aldo Pugliese, che appunto ha coordinato, sta coordinando i lavori di questo seminario. Ecco, segretario, facciamo un po' il punto sulla situazione della sicurezza. A che punto siamo? Le battaglie, innanzitutto quelle contro il caporalato, che riscontri stanno avendo? Perché certamente la situazione è drammatica, occorre porre dei freni, degli argini. A che punto siamo? Il punto, diciamo, non è molto avanzato. La crisi occupazionale e il fatto che pur di portare un pezzo di pane a casa i lavoratori sono disponibili praticamente a sottoporsi a un lavoro a qualsiasi condizione, la situazione diventa drammatica praticamente. Non abbiamo lavoratori assunti a tempo indeterminato. In agricoltura la stragrande maggioranza dei lavoratori sono stagionali, cioè lavorano per un paio di mesi e lavorano praticamente di questi tempi 10-12 ore al giorno anche per 3 euro all'ora, quindi la situazione
Però c'è un dato importante che praticamente viene riconosciuto praticamente in maniera molto forte, c'è un aumento di quasi il 100% del riconoscimento delle malattie professionali. C'è da fare un altro passo in avanti praticamente in tal senso, che è quello poi di rivalersi anche nei confronti delle imprese per i danni che queste hanno arrecato alla salute, cioè non deve essere soltanto lo Stato a risarcire il danno che ha il lavoratore, ma bisogna, poi bisogna fare una forte prevenzione nei confronti dei lavoratori, bisogna intervenire presso le aziende praticamente e bisogna creare un coordinamento tra organizzazioni sindacali, ASL, Spessal, INAIL e via discorrendo, perché praticamente creando un forte coordinamento si può ottenere un ottimo risultato, cosa che purtroppo allo stato attuale ancora non c'è, e quindi il convegno di oggi proprio mira a questo, a realizzare un forte coordinamento, perché purtroppo poi a Taranto noi abbiamo un primato, abbiamo il primato del riconoscimento dell'esposizione all'amianto, abbiamo il primato praticamente delle malattie professionali anche in agricoltura, e quindi, come dire, è il tempo praticamente di agire con forza e decisione. Giorgio Carra, segretario nazionale della UILA. Ecco, spostandoci dal piano squisitamente locale a quello nazionale, le iniziative che la UILA nazionale appunto sta ponendo in essere nell'ambito della sicurezza del lavoro in agricoltura. Quali iniziative, quale dialogo si sta instaurando, se si sta instaurando con il governo? Dunque, con il governo in questo momento il problema principale che stiamo affrontando riguarda praticamente la questione che ci ha visto coinvolti in tutta l'estate sul caporalato, sul lavoro nero, sullo sfruttamento dei lavoratori. Questa questione della sicurezza e delle conseguenze, insomma, appunto del lavoro agricolo è una questione che abbiamo sempre avuto ben presente, che su cui stiamo lavorando e che pensiamo comunque di affrontare anche all'atere appunto di questa, delle problematiche più generali che adesso fino ad oggi si sono realizzate. Voglio ricordare che sicuramente l'agricoltura è uno dei settori a più alto rischio, sia infortunistico che anche per quanto riguarda le malattie professionali, che i dati sugli infortuni sono comunque dati che hanno bisogno di essere analizzati con maggior approfondimento, in particolare perché quelli che fornisce l'INAIL mettono insieme gli infortuni sia dei lavoratori dipendenti che dei lavoratori autonomi, forse bisognerebbe distinguerli in modo da capire meglio quello che sono appunto i fenomeni che ci sono rispetto a questo tipo di situazione, e che invece sulla questione delle malattie professionali, no, pur considerando i fattori di rischio in agricoltura assolutamente più elevati di altre situazioni, però in questo momento assistiamo ad una fase in cui aumentano le denunce, ma non aumentano di pari passo il riconoscimento di malattie professionali e più ancora del riconoscimento le iniziative dell'INAIL per cercare di intervenire nei confronti del mondo agricolo in generale, delle aziende agricole in particolare, appunto per limitare questi fattori di rischio. Neo 30, segretario generale UILA Taranto, nel suo intervento lei ha evidenziato anche numericamente, con dati alla mano, l'importanza dell'agricoltura a Taranto, il che ovviamente comporta tutta una serie di adeguate tutele. Sì, infatti ci tenevo a sottolineare questo aspetto, perché ho fotografato un po' quella che è la realtà in questa provincia dell'agricoltura a Taranto. I dati letti dalla Camera di Commercio ci dicono che ci sono 565 milioni di euro prodotti dall'agricoltura a Taranto, cioè in termini di ricchezza, 6,4%, rispetto a una media nazionale che è del 2,3% e una media regionale del 4,8%. Questo sta a dimostrare di quanto sia importante questo settore in questa provincia, nonostante ci troviamo con la grande industria, tanti altri insediamenti produttivi che conosciamo benissimo. Pertanto,
tanto è un settore dove noi riteniamo che bisogna investire molto, molto di più rispetto a quello che stiamo facendo. Oggi con questo seminario che stiamo organizzando, soprattutto sulle malattie professionali e gli infortuni, bisogna fare qualcosa in più. Intanto vorremmo fare dell'informazione perché ci siamo resi conto che troppo spesso i lavoratori agricoli non sono a conoscenza di quello che può generare anche una patologia, addirittura non sanno neanche che quella patologia probabilmente è stata generata da un'esposizione specifica oppure da una mansione svolta per un lungo periodo. Dunque noi partiamo con il territorio, diamo questa informazione perché a Taranto ci sono circa 29.000 lavoratori agricoli che lavorano in modo che possiamo rendere questo tipo di servizio. L'altro aspetto che vogliamo sottolineare è la prevenzione. Dunque su questo noi vogliamo anche coinvolgere le aziende agricole sulla prevenzione perché anche loro devono svolgere un ruolo importante. Io l'ho detto anche nel mio intervento introduttivo, noi siamo d'accordo a perseguire tutte quelle aziende agricole che non rispettano la legge e i contratti, però ci sono tante aziende agricole che invece lavorano e lavorano in regola. Quelle aziende vanno premiate in qualche modo, trovare anche degli strumenti di premialità per chi si comporta bene. Gilberto De Santis, presidente nazionale della Italwill, tante battaglie, ma purtroppo i morti sul campo, anzi sui campi, continuano ad esserci. Quale potrebbe essere l'antidoto? L'antidoto è una molteplicità di iniziative, in una sinergia veramente seria tra i soggetti che sono interessati. In primis, naturalmente, sono le aziende che devono fare in modo che il lavoro sia sicuro, come dice la Costituzione. In secondo, devono essere i nostri servizi di igiene preventiva previsti dalla legge di riforma sanitaria e poi in secondo luogo dalla 626 e da tutte le normative successive che devono vigilare e controllare che i lavori siano luoghi sicuri, che i luoghi di lavoro siano sicuri. E terzo è il sindacato, che deve fare un grande lavoro di formazione e informazione e di controllo, e in ultimo, ma non per questo ultimi, i lavoratori. I lavoratori sono in realtà soggetti sia che subiscono il problema della, come diceva lei, degli infortuni a volte purtroppo mortali, ma anche delle malattie gravi o meno gravi, e sono i soggetti che più hanno interesse a che questa cosa venga rimossa. Quindi il problema della partecipazione dei lavoratori è fondamentale, una partecipazione che deve essere informata, deve essere un'informazione che faccia in modo che conosca i loro diritti, che faccia in modo che mettano in piedi le azioni anche rivendicative per tutelare la loro salute. Eccoci ora con l'avvocato Silvia Torsella, parliamo di garanzie sul piano normativo a tutela della sicurezza dei lavoratori. A che punto siamo, proprio dal punto di vista normativo? Dal punto di vista normativo io ritengo che la situazione sia positiva, non possono essere allo Stato sollevate delle critiche forti sulla legislazione. Il problema qui non è la legislazione, il problema qui è la tutela effettiva dei lavoratori nel mondo del lavoro. Quindi tradurre la normativa che è estratta e non consente un'efficace incidenza in degli strumenti, soprattutto nel mondo agricolo, che quello che noi stiamo affrontando in maniera professionale in questo momento e che rimane più scoperto rispetto all'industria e soprattutto rispetto alla grande industria. Quindi adesso il nostro sforzo è quello di consentire una prevenzione efficace nelle condizioni di lavoro dell'agricoltura, abbiamo visto anche gli eventi drammatici che sono accaduti in agricoltura, e nel momento in cui la prevenzione non dovesse funzionare, consentire una tutela successiva e dunque riparativa dell'evento dannoso, quindi ti sei malato sul lavoro, la possibilità di avere dallo Stato un indennizzo. Dottor Nicola Di Palma, dirigente medico dello Spesal di Taranto, parliamo di malattie, di infortuni legati all'agricoltura e lei, come dire, come dirigente del settore, ha un po' il termometro della situazione.
Beh certo, soprattutto in agricoltura questo problema è stato molte volte misconosciuto, sottovalutato, e noi sappiamo che non può succedere questo, tanto più che il comparto agricolo in una provincia come Taranto occupa un gran numero di persone. Non possiamo certo assumere che i lavoratori del comparto agricolo siano figli di un dio minore, hanno gli stessi diritti e i datori di lavoro hanno gli stessi doveri nei loro riguardi. Malattie professionali che sono esplose negli ultimi anni in agricoltura, a differenza invece degli infortuni. Ma perché questa esplosione? Perché questo aumento delle segnalazioni e delle denunce? È evidente che c'è una maggiore sensibilità, così come è evidente che il dettato normativo che si è aggiornato nel frattempo ha portato i medici segnalatori ad aumentare il numero di segnalazioni. Quindi a rinnovare periodicamente, il rinnovo periodico delle liste di malattie professionali ha portato ad un aumento del riconoscimento delle stesse. Sicurezza del lavoro in agricoltura significa anche prevenzione. Ne parliamo con un tecnico della prevenzione, appunto, Fabiana Rezza. Prevenzione significa fondamentalmente cercare di eliminare il rischio alla fonte, quindi il primo intervento di formazione, di prevenzione, è la formazione. In che termini? Bisogna agire principalmente nelle strutture scolastiche, perché agendo con i ragazzi è più facile cercare di renderli sensibili all'attività di prevenzione di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ecco, ci sono quindi dei passi in avanti anche come forma mentis, proprio come cultura della prevenzione in questi anni, cioè lei ha ravvisato una crescita in tal senso? Allora, per quanto riguarda la maggior parte dei settori, sì, perché comunque c'è un intervento molto più capillare a livello territoriale, anche con progetti mirati alla sensibilizzazione dei ragazzi, ma in generale c'è un incremento della concetto di prevenzione, più che altro di salute e di tutela dei lavoratori. Nell'agricoltura ci sono ancora piccoli problemini, perché l'agricoltura è un mondo chiuso su se stesso, che ha bisogno di essere molto supportato, principalmente con interventi come quelli di oggi, ma anche di formazione specifica sulle varie figure della sicurezza del lavoro. Al termine di questo seminario, la conclusione forse più logica è la seguente. Certamente c'è necessità di intensificare le tutele normative, ma è necessario altresì passare dalla teoria alla pratica, ovvero potenziare i controlli. E solo attraverso questo mix vincente tra norme e controlli si potrà avere un'agricoltura sicura, soprattutto per quel che riguarda la sicurezza dei lavoratori. Willa Puglia.